Antonio, allora guarda, visto che poi lui proprio in un libro appena uscito, si chiama Vulnerabili, il professor Paolo Crepè tratta anche l'argomento, proprio il nostro argomento di oggi, e cioè le conseguenze anche sulla psiche, quindi sul fisico, ma sulla psiche in modo particolare del virus. Lo affronta in un certo modo. Eccolo qua, Paolo Crepè è collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno professore. Edito. Buongiorno, ciao Antonio. Eccolo. Ciao Paolo. Ciao. Noi ci conosciamo, la gente che ci ascolta non lo sa da quanti decenni ci conosciamo, ma noi lo sappiamo e sappiamo anche le lotte che abbiamo fatto assieme. Ma come si può lottare adesso, professore, in questo caso? Si può lottare come è stato appena detto, intanto si deve lottare contro l'ignoranza. Perché non se ne può più di un paese così straordinario, con una storia straordinaria, condotto che nemmeno dal cocchiere del circolo Pickwick. Noi siamo veramente, io sono esterefatto, sono veramente esterefatto, cioè della totale incapacità di vede a osservare le cose sono capaci tutti, anche i deficienti. A prevederle ci vuole intelligenza. Non è stato previsto nulla. Intanto, come diceva Antonio, abbiamo cominciato male, perché abbiamo cominciato con delle bugie. A febbraio è stato messo in un cassetto un documento dell'Istituto Superiore di Sanità, se non sbaglio, in cui si prevedeva l'arrivo dalla Cina, da dove diavolo è arrivato, di una pandemia con possibili ripercussioni sulla salute dei cittadini italiani straordinari. Ora mi chiedo perché è stato messo in un cassetto, perché qualcuno pensa che noi siamo tutti scemi, ci trattano come i bambini a cui non bisogna dire che il nonno sta male? È questa la filosofia? Beh, questa mi fa veramente ribollire il sangue. Primo. Secondo, nulla è stato previsto. Nulla. Ditemi una cosa che è stata prevista. Allora, non è stata prevista l'estate. Vi faccio l'elenco brevissimo. Nessuno al governo ha previsto che sarebbe arrivata l'estate. E con l'estate, yeah, ovviamente, le vacanze, i locali, i balli, le riunioni di 1000, 1500, 2000 persone, i ristoranti strapieni. Non abbiamo previsto nulla di tutto questo perché al governo non sapevano che con luglio sarebbe arrivata l'estate. Mi ascoltate? Pronto? Ascoltiamo bene, professore. Benissimo. No, perché non vi sentivo. No, siamo qua. Poi, seconda cosa, non è stata prevista che a settembre sarebbe iniziata la scuola. Non l'hanno previsto e si sono trovati senza banchi e si sono trovati senza le regole, che cosa succede se un bambino o un adolescente risulta positivo, cosa succede se un insegnante risulta positivo. Il risultato è che un insegnante che fa due controlli negativi deve aspettare dalla ASL una lettera che a volte ci mette 20-25 giorni per tornare a scuola. Capite il dilettante allo sbaraglio? E poi continuiamo a non prevedere niente. Adesso finalmente c'è qualcuno che dice: oibò, arriva l'influenza, quella di tutti gli anni, perché manco questo sono riusciti a prevedere, e quindi non ci sono i vaccini, 12 vaccini per farmacia, cose che farebbe ridere chiunque. Poi non parliamo di altre cose. Adesso io ho chiesto al sottosegretario della sanità, faccio il profeta, e vi dico una cosa che anche voi forse non sapete, che tra 15-20 giorni c'è Halloween. Il sottosegretario mi ha chiesto: ma che c'entra? E gli dico: scusi, sa, ma Halloween vuol dire centinaia di migliaia di feste in tutto il paese. Ma non lo capite questo? L'ha capito Trump e l'ha proibito. Noi non l'abbiamo capito i brasiliani che hanno proibito il carnevale. E
e noi non riusciamo a dire niente. Allora, il governatore De Luca ha fatto anche altre cose, perché ha detto che se i dati epidemiologici si fossero impennati, lui avrebbe chiesto tutto. Beh, si sono più che raddoppiati, che cosa aspetta? Antonio Guidi. Guarda, io credo che davvero qualche volta gli tsunami sono imprevisti. Questo non era imprevisto, intanto perché il Ministero della Sanità aveva tutti gli strumenti per sapere prima, ma non li ha attivati. E poi, diciamoci la verità, alcune strumentalizzazioni politiche hanno quasi utilizzato questa emergenzialità. Però io credo che certe volte dobbiamo uscire dall'accusare l'altro, anche se non è legittimo di più. Io le bastonate gliene ho date tante, gliene devono ancora. E ha detto bene Paolo, quante cose impreviste hanno costellato questo periodo. Però io volevo ripartire tra noi. Vedi Paolo, io lo sai, da 50 anni abbiamo vissuto in particolare la migliore, meravigliosa epopea Basaglia, dove tutti si erano uniti, non disuniti, per una cosa meravigliosa come l'orribile manicomio che andava chiuso, una cosa unica in Europa. Ecco, chiedo a te, ma per ripartire da noi, io sono nato morto e mi sono sempre sentito onnipotente, dico cazzo, sono riuscito a rivivere peggio di Lazzaro, però con questo Covid mi sono scoperto vulnerabile. Da una parte ho paura, da una parte forse ho acquisito una dimensione diversa. Tu che ne pensi? Cosa ha creato questo Covid in noi, tu che sei maestro del libro? Ma guarda, io ho scritto quel libro che si chiama Vulnerabili proprio perché do un senso più che positivo alla vulnerabilità. La vulnerabilità sì, non è un limite, è un'opportunità straordinaria. Perché? Perché porta sensibilità. Noi ci siamo conosciuti su questa parola. Noi ci siamo, io e te, ci siamo conosciuti un milione di anni fa in un bellissimo convegno degli infermieri degli ospedali psichiatrici, ancora me lo ricordo, a Parma, e te lo ricorderai anche tu. Sono passati talmente tanti anni. C'era un certo Mario Tommasini, uomo straordinario, strepitoso. Bene, quella che cos'era? Era tutta gente, ovviamente Basaglia in primis, che cercava sensibilità, perché sapeva che solo chiamando la gente migliore di questo paese alla sensibilità avremmo vinto una battaglia. Esattamente come era stata vinta quella, che tu ricordi benissimo, della chiusura delle scuole speciali per bambini in difficoltà. Altro mostro che noi avevamo tenuto in casa per decenni nella nostra ipocrisia. Tu ti ricorderai a Torino, no? La casa azzurra, la clinica azzurra, che era uno degli scandali più incredibili, dove tenevamo i bambini in difficoltà, li tenevamo come in uno zoo. Beh, questo siamo riusciti a cambiare, perché questo è un paese che è riuscito a fare tutto questo. E allora mi chiedo, la vulnerabilità che viene fuori oggi non può che essere, se la vediamo da un certo punto di vista, una enorme opportunità per cambiare questo paese. Ma se poi le ignoranze rimangono, se ancora sento i terrapiattisti che parlano a sproposito di vaccini e non sanno neanche che cosa sono,
se si riuniscono le piazze, e questo ci sarà domani, non so con quali slogan, non lo so con quali slogan, no? E non gli sono bastati 40.000 morti, abbiamo avuto 40.000 morti in questo paese da marzo adesso. E allora, questo non è sensibilità, questo non è rispetto per il prossimo. E senza questo trionfa l'odio, trionfano i pressapochisti, le persone che non hanno merito, perché ci vuole merito. Quando io ho cominciato a vedere immunologi e virologi in televisione, io non mi sono sentito invidioso come Sgarbi, ma ho capito che finalmente c'era qualcuno che parlava sapendo di cosa si stava dicendo. Che poi ci fossero delle opinioni diverse tra un ricercatore e un altro, uno scienziato e un altro, ma questo è l'ovvietà, ma ci manca, ma sono opinioni a confronto. E allora a questo io mi rivolgo, a questa Italia colta, a questa Italia preparata, a questa Italia sensibile. Allora cominciamo ad alterarci. Oggi in Campania mi è stato detto, spero che non sia vero, perché voglio veramente sperare che non sia vero, ma mi è stato detto che le ASL non possono parlare di coronavirus e che i primari ospedalieri non possono parlare di coronavirus. Qui siamo al regime. Possono parlare pubblicamente, non possono rilasciare interviste, queste cose qui? Esatto, esattamente, questo è quello che mi è stato detto. Torno a dire, vorrei sbagliarmi, chiedo scusa se mi sbaglio, ma non credo, perché mi è stato detto da una radio di Napoli ben informata, quindi abbiamo fatto una trasmissione su questo, quindi non credo che i giornalisti di Napoli fossero così sprovveduti. Quindi questo è quello che è successo. Se questo è successo, io mi vergogno di questo paese, perché io sono medico, Antonio è medico, noi abbiamo il diritto dovere di informare la gente. È stato il fascismo che ha negato le statistiche sul suicidio, come qualcuno si ricorderà, perché non bisognava dire che c'era qualcuno che si toglieva la vita per la mancanza di libertà. Antonio, siamo alle battute finali e io a parte ricordo Vulnerabili, il libro del professor Paolo Crepè esce per Mondadori proprio in questi giorni, e credo, Antonio, poi a te lasciamo la chiusura, che proprio con il professor Crepè, frutto anche di questa vecchia, antica e utilissima collaborazione tra di voi, possiamo anche in altri momenti, anche nel prossimo futuro, magari tornare a discutere insieme di questi argomenti. Con Paolo sempre, stamattina mi ha ricordato gli elementi fondamentali della mia vita. Chiusura degli ospedali psichiatrici con una nuova psichiatria e integrazione della scuola di tutti, che è stata veramente tutta la mia vita, anche perché la scuola non mi ci hanno voluto, se non ero brutto. Io voglio dire questo, Francesco, sicuramente con Paolo sempre, però dobbiamo guardare in faccia la realtà di oggi. È una realtà terribile, perché l'economia non vive di promesse, la gente comincia a suicidarsi nella depressione, nella violenza, negli omicidi, frutto di questa incertezza, e tutto viene gestito in maniera goffa e spettacolarizzata. Ma come cappero faccio, vedi che non ho detto altro, cappero, a dire anche dentro casa lo Stato deve entrare a controllare la mascherina, ma di che cosa stiamo parlando? Però non voglio nemmeno dire, tutto può essere gestito da noi perché noi siamo belli, forti e paracuri,
perché anche le persone che ho sentito anche a questa radio, per me è sacra, l'adoro. Sentire gente che dice io sto bene e me ne frego delle mascherine, beh, potrai ammalare lo stesso qualcuno. E questo è un segno di razzismo inaccettabile. Abbiamo da una parte l'imprudenza della politica incompetente, dall'altra l'eccessivo egoismo che quasi quasi propone di nuovo le leggi razziali. Io sono forte e me ne frego degli altri. Cerchiamo una via di mezzo. Riscopriamo con Paolo la vulnerabilità come valore, ma soprattutto Paolo, soprattutto Francesco, il rispetto. Il vero vaccino per il virus, dei virus, è il rispetto. È il rispetto. Antonio, dobbiamo proprio chiudere, dobbiamo chiudere, e grazie ad entrambi, naturalmente. Grazie a voi. Viva la vita, da Volpato. Viva la vita, che dico io Paoletto, perché gli voglio bene davvero. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao Antonio, grazie. Ciao Paolo, grazie al professor Paolo Crepè.